Dice, avvocato inutile che denuncio, l'ho cercato io. In realtà la formulazione della norma, chiunque si fa dare o promettere una a fronte della prestazione di denaro di altra utilità, interessi usurari, in realtà è un dettato normativo che può trarre in inganno. L'induzione all'usura non è elemento costitutivo del reato. L'elemento costitutivo del reato è esclusivamente la pattuizione di interessi usurari. L'induzione, che pure in alcune sentenze della giurisprudenza, ma parliamo di sentenze anteriori alla riforma del 108 del 96, quando elemento costitutivo del reato era l'approfittamento dello stato di bisogno, in quelle sentenze si faceva riferimento all'induzione. Ma oggi, nel momento in cui lo stato di bisogno non è più elemento costitutivo del reato, in realtà la vittima, anche se ha cercato l'usurario, anche se ha in qualche modo si è adoperata per accedere al prestito all'usura, può denunciare di essere tuttora vittima degli usurari. Quindi innanzitutto scopriamo il campo da questo dubbio e si può dare questo tipo di supporto a chi chiede aiuto, a chi deve essere incoraggiato alla denuncia. Perché il problema si diceva prima anche per le vittime di violenza di genere, ma vale ancora di più per il fenomeno dell'usura. Il problema è la sottostima, cioè tutte le misure che sono state attuate, il fondo di prevenzione, il fondo di sostegno, di solidarietà alle vittime dell'usura, in realtà ancora funzionano poco perché il fenomeno è sottostimato. C'è un numero oscuro che sostanzialmente caratterizza questo fenomeno e che non consente un'efficacia nella predisposizione, nella valorizzazione di queste strutture, di questi strumenti, perché tutto sommato, in realtà, rispetto ad altri reati, il reato d'usura non ha questo clamore mediatico. Non ha clamore mediatico semplicemente perché si ha paura di denunciare. Nel momento in cui si denuncia di aver fatto ricorso al credito cosiddetto illegale, nella vittima si immediatamente instaura una sorta di autoisolamento sociale, autoisolamento psicologico. Significa ammettere di aver fallito, significa ammettere di non essere stati in grado di condurre una propria impresa, la propria famiglia, significa addirittura ammettere di essere ricorso al debito, al patto usurario, perché per i debiti di gioco. Guardate che oggi l'usura si annida anche in capo a chi per gioco subdolo, che non è necessariamente sì, tempi, diciamo negli anni 80, 90 imperavano gli usurai nelle case da gioco. Oggi non è necessario. Oggi l'usuraio, le organizzazioni criminali che ricettano denaro grazie al facile ricorso all'usura hanno clienti semplici. Sono quelli che ricorrono al gratta e vinci. Sembra assurdo, ma con il ricorso al gioco facile, in realtà facile è la diffusione dell'usura. Il ricorso alle sale bingo. E anche qui l'usurato che viene a
con l'avvocato chiedendo aiuto, anche lui dice: avvocato, io non ero in una situazione di difficoltà economica tale da aver bisogno del prestito di usura. Sono ricorso al prestito perché mi sono inguaiato con i debiti di gioco. Nessuno mi darà tutela. Anche qui così non è. Perché la norma, per fortuna, soprattutto dopo la modifica, ha chiarito che ad essere protetta, a prescindere dal fatto che ci si è indebitati per motivi di necessità, una crisi dell'azienda, una crisi familiare, una separazione, o per motivi di prodigalità, o per motivi moralmente discutibili, come il ricorso al gioco d'azzardo o altro, la norma protegge, tutela il fatto che rispetto a quel debito, rispetto a quella pattuizione, si stia ricorrendo a tassi di interesse elevatissimi. E l'usuraio è diventato ancora più scaltro, perché parliamo di organizzazioni criminali, non è più il singolo. È facile per le organizzazioni criminali riciclare denaro attraverso l'uso e l'abuso dell'usura, perché è un reato semplice, è un reato che difficilmente si ritiene possa essere provato, è un reato che tutto sommato è la strada, è la superstrada per le organizzazioni criminali per riciclare denaro. Nel contempo insinuarsi nelle piccole e medie imprese ed acquisirne alla fine del percorso la proprietà, la titolarità. Quindi diventano dei prestanomi di organizzazioni criminali dalla facciata assolutamente pulita. E più va avanti questo fenomeno, meno l'imprenditore ha il coraggio di denunciare, perché ci rimette davanti al mondo, davanti ai suoi figli, davanti alla sua famiglia, la propria immagine. E invece anche uno strumento come lo sportello deve servire esclusivamente a supportare e ad incoraggiare, perché ora come ora lo Stato, e l'ultima relazione della Corte dei Conti proprio sul tema della prevenzione del fenomeno dell'usura, sta attuando sistemi sempre più strutturati. E quindi serve aiutare. Serve anche chiarire in che termini e in che modi la tutela dello Stato può essere un valido deterrente a sottrarsi a questo sistema. E quindi dicevo, innanzitutto la certezza di avere un supporto. Poi bisogna anche avere certezza che la propria condotta venga inquadrata in quella fattispecie criminosa. E la norma, così come riformata, il legislatore ha voluto, proprio per dare maggiore tutela, prevedere non soltanto la figura dell'usura cosiddetta legale, che è quella prevista dal primo comma, pattuizione, interessi oltre elevati rispetto al tasso effettivo globale medio, ma ha previsto una fattispecie, che è quella della terza parte del terzo comma del 644, in cui dice: attenzione, costituiscono ipotesi di usura anche quelle ipotesi in cui apparentemente gli interessi sono al di sotto del tasso legale. E quindi non vi sarebbe quella previsione, cioè non rientreremmo nell'ipotesi dell'usura oggettiva, ma rientriamo nell'ipotesi dell'usura soggettiva. Non c'è sproporzione, non c'è un tasso di interesse inferiore a quello legale, ma concretamente, con riferimento alle condizioni di difficoltà economica, difficoltà finanziaria del soggetto usurato, in realtà la sproporzione è tale per cui si configura lo stesso il fenomeno. È il reato dell'usura,
E questo è importante da tenere presente nel momento in cui ci approcciamo a dare sostegno a chi ce lo chiede. Sostegno e incoraggiamento, perché poi noi, se effettivamente, nella misura in cui dall'ascolto del racconto di chi ti chiede aiuto si individua la possibilità di fornirgli un sostegno attraverso la denuncia, attraverso la querela, attraverso un supporto concreto, in realtà contribuiamo a far emergere sempre di più il fenomeno nella sua drammaticità. L'altro concetto da avere, secondo me, chiaro, è che molte volte ti pongono il problema del fatto che sia passato troppo tempo, quindi è inutile denunciare perché probabilmente è già prescritto, probabilmente sono fuori termine. In realtà anche qui il codice e soprattutto la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha chiarito un aspetto fondamentale. L'usura si configura come un reato a consumazione prolungata, a condotta frazionata. Questo significa che nei casi in cui la prestazione si sia caratterizzata, come accade nella maggior parte dei casi, attraverso una rateizzazione del debito, attraverso pagamenti, diciamo, frazionati nel corso dei mesi, il momento consumativo del reato coincide con il pagamento dell'ultima tranche. Quindi noi siamo ancora in tempo per denunciare, per fare emergere e per ottenere la condanna dei responsabili in relazione ai fatti che magari sono sorti 10 anni prima, 15 anni prima, ma che poi con tutte le rinnovazioni alle quali misurai sostanzialmente, che ben accettano, ben volentieri, ricordo, perché ad ogni rinnovazione del prestito corrisponde una nuova contrattazione, quindi dei nuovi interessi, in relazione, ripeto, a questo tipo di condotta, il momento consumativo si coincide con il momento in cui effettivamente si è pagata l'ultima tranche. Nel caso in cui invece il reato si sia concluso nell'accettazione del prestito a usura, ma poi effettivamente non si sia dato corso, in realtà il momento consumativo coincide con quello in cui si è addivenuti alla contrattazione. E quindi probabilmente, perché poi non ci sono contratti scritti, con il pagamento della prima rata. Fortuna vuole che nella maggior parte dei casi, a garanzia del prestito, l'usuraio pretende l'assegno, gli assegni a cui faceva riferimento l'avvocato prima. Quegli assegni, nel momento in cui il debitore non paga, l'usuraio adesso, mentre prima era una condotta più passiva, non ha problemi a metterli all'incasso. In questo caso, dal momento in cui li mette all'incasso, inizia il recupero, l'esecuzione, la giurisprudenza fa coincidere il momento consumativo del reato sostanzialmente con l'atto in cui, anche con un decreto ingiuntivo, l'usuraio ritenga di poter richiedere il pagamento degli interessi. Ma l'ultimo aspetto interessante sul quale è intervenuta la giurisprudenza è quello relativo al fatto che anche la vittima di usura, così come dicevamo prima con le vittime della violenza di genere, si ritiene quasi responsabile in molti casi della condotta a cui ha dato luogo poi il patto sinallagmatico della prestazione, denaro, interessi usurari. Dice all'avvocato, io non mi ha mai minacciato, l'usuraio non mi ha mai minacciato, non mi ha fatto pressioni, non gli posso fare niente, non ho avuto
un'azione particolarmente attiva, ha chiarito che le minacce o la violenza non sono elemento costitutivo dell'usura, ma le minacce, se la richiesta di prestito la richiesta del pagamento di tassi eccessivi viene fatto nella forma con violenza o con pressione, con minaccia, di per sé esclusivamente il reato di estorsione. L'estorsione concorre con l'usura nel momento in cui alla stipula del contratto sinallagmatico di prestazioni corrispettive, d'azione di denaro, promessa di denaro, pagamento degli interessi, viene fatta senza forma di violenza, ma la violenza subentra in un secondo momento, usura ed estorsione concorrono, i reati possono concorrere nella realizzazione delle due diverse tipologie di condotte. Noi abbiamo avuto il caso di studio della signora che poi siamo riusciti a trattare grazie all'intervento del dottore Albanese, in cui la vittima, una donna che in seguito alla separazione, in seguito al divorzio, si trovava in grossissime difficoltà finanziarie, era stata costretta a ricorrere al prestito usurario e nel corso del rapporto, non potendo, essendo in difficoltà a pagare il prestito usurario, è stata costretta a subire da parte dell'usurario anche con l'estorsione, gravissimi episodi di violenza sessuale a fronte della richiesta della signora di dilatare il debito. Aveva paura del soggetto, si è esposta anche a questo, fino a quando non riusciva neanche più a far fronte alle pressanti richieste di denaro e alle pressanti violenze e minacce di quelle sottoposta all'usurario, e grazie alla collaborazione della questura siamo riusciti nella sostanza ad ottenere l'arresto dell'usurario. Quindi i due reati possono concorrere e questo pone la vittima in una situazione di tranquillità psicologica nel momento in cui, dal mio punto di vista, si rivolge a chi può garantire un supporto tecnico e può ritenere semplice il ricorso alla denuncia. A fronte di questo fenomeno sempre più diffuso, finalmente lo Stato si sta attivando per rendere concreto il supporto economico e ha istituito il fondo di solidarietà alle vittime dell'usura, che però richiede delle lungaggini procedurali e richiede l'accertamento di una serie di presupposti, tra cui il fatto che si sia instaurato un procedimento penale, che l'usurario sia stato condannato, perché nel caso di archiviazione, nel caso di assoluzione, il fondo non garantisce una tutela, e sull'utilizzo del fondo, relativo di solidarietà, sono intervenute moltissime pronunce del TAR. Per chiarire che cosa? Per chiarire che vi è il sostegno nella misura però di non di una forma risarcitoria, non si deve sperare che il ricorso al fondo di solidarietà possa portare ad una condanna, ad un risarcimento dello Stato in maniera piena per tutto quello che si è subito. È una forma di ristoro che mira in qualche modo a supportare la vittima. Diverso è il fondo di prevenzione, attraverso il quale lo Stato ha stanziato una serie di
importi anche consistenti che attraverso Confidi, attraverso gli enti e attraverso le associazioni, anche quali può essere quella dello sportello, possono essere indirizzati agli istituti bancari che attivano diciamo, la procedura per dare manforte alle imprese, dare manforte alle famiglie con la garanzia del fondo di prevenzione. Ora il punto è che fino a quando però il fenomeno resta caratterizzato dal cosiddetto numero oscuro, quindi fino a quando il numero delle denunce e della attività di prevenzione non avrà un impatto sempre maggiore, questi strumenti resteranno di difficile esecuzione. Quindi io mi auguro che attraverso anche il nostro piccolo contributo possiamo in qualche modo essere di supporto e di sostegno e a chi si rivolgerà agli operatori, a tutti voi che fate parte di questo meraviglioso progetto, possiamo dare il nostro contributo ad incoraggiare e supportare le vittime a far emergere il fenomeno delinquenziale dell'usura. Grazie, ringrazio in modo particolare a tutti per l'organizzazione, Simona, la consigliera Simona Vito, per la passione e la determinazione con cui ho sentito di realizzare questo. A me spetta ora un grato compito di trarre le conclusioni di questo convegno. Se già era un compito gravoso in generale trarre le conclusioni di un convegno, oggi lo è sicuramente ancora di più, sia per che le relazioni che mi hanno preceduto meriterebbero a loro volta un'altra relazione per poter trarre le conclusioni, visti tutti gli appunti che io ho preso il pomeriggio, sia perché in realtà dopo di noi ci sono altri relatori che attendono di parlare, quindi non posso assolutamente dilungarmi quanto sarebbe stato necessario e quanto avrei desiderato. Vi darò solo dei piccoli input, delle piccole pillole rispetto a quello che abbiamo sentito il pomeriggio, un po' per riepilogare quanto ci siamo detti. Abbiamo visto come il fenomeno della violenza di genere affondi le radici soprattutto su una cultura basata su stereotipi, su pregiudizi, sulla discriminazione e non solo nei confronti del genere femminile, come l'avvocato Zecca ci ha fatto notare. Quando si parla di violenza di genere si fa riferimento a tante forme di violenza, quindi non solo come possiamo immaginare la violenza fisica, ma anche e soprattutto alla violenza psicologica, alla violenza economica, come adesso abbiamo visto, ma anche a tutte quelle forme di atti persecutori che insomma abbiamo visto la dottoressa Mignone poter essere configurare delle condotte di vario tipo. E quindi è veramente anche difficile riuscire a fotografare il fenomeno della violenza in sé. È un fenomeno radicato ovunque, non ha una regione in cui diciamo concretizza maggiormente, ma è un fenomeno assolutamente mondiale. Abbiamo visto appunto come la dottoressa Mignone assimilava il Messico, i piccoli paesi del Messico, all'Italia, con la condanna appunto nel caso Tavis. E quindi essendo radicato nel mondo, chiaramente ha avuto una risposta anche a livello mondiale, poiché anche l'Assemblea delle Nazioni Unite ne ha fatto oggetto appunto di una propria dichiarazione a sé stante. Ma le statistiche sono ancora più incisive perché ci dicono che riguarda le grandi città come i piccoli paesi, e stando in Italia abbiamo visto come statisticamente Sicilia, Lazio, Piemonte e Lombardia possono essere assimilati da uno stesso appunto filo conduttore, da numeri praticamente identici, quindi regioni comunque e con uno sviluppo economico, se vogliamo pensare anche solo a quello, ben diverse tra di loro. E dunque giustamente si è parlato oggi di violenza istituzionale, proprio perché coinvolge ogni cultura, ogni estrazione sociale, senza confini geografici. E a questa violenza istituzionale la risposta non può che essere altrettanto istituzionale, e quindi di qui la necessità e l'urgenza sentita non solo dal legislatore italiano, ma avvertita appunto anche dagli importanti organismi internazionali, di dare appunto una risposta che sia concreta a questo fenomeno. E anche da questo punto di vista abbiamo visto come le norme repressive esistano e
vanno solamente ben applicate e ben interpretate dagli operatori, ma l'importanza, accanto alle norme di repressione, norme di prevenzione e di norme che possano accompagnare la vittima, è stata forse intuita solo negli ultimi anni e appunto intuita a livello internazionale, poi recepita grazie sempre agli input europei dalla nostra legislazione. E appunto numerose norme oggi appunto cercano di dare maggiore centralità alla figura della vittima in generale, della vittima come appunto persona vulnerabile e quindi alla vulnerabilità della persona che sia offesa da reato. E questo è appunto di importanza fondamentale perché l'azione repressiva sia un'azione veramente efficace. Ma le recenti disposizioni normative hanno anche offerto un altro importante contributo, ed è quello appunto di dare importanza a quelle norme che oltre a reprimere diano degli input di prevenzione e degli input di accompagnamento, di aiuto alle donne. Il sistema penale da solo non potrà dare la risposta sperata se appunto la vittima non saprà di avere intorno a sé un salvagente, un paracadute. Più volte nelle relazioni di oggi è venuta la parola silenzio, è venuta la parola solitudine. La donna o comunque la vittima vulnerabile ha paura di parlare e ha paura di trovarsi sola. Il sistema di interventi che deve essere messo in atto deve essere un sistema che sia consapevole di questo fatto e che quindi accanto alle norme repressive sappia offrire le idonee risposte ai bisogni primari delle donne, che non sono sempre solo bisogni di giustizia, ma un bisogno di protezione ad ampio spettro. E questo potrà aversi grazie a quel sistema multiattoriale, come il signor Questore oggi ci ha ricordato, in cui un importantissimo ruolo riveste proprio la comunità. Proprio per poter rompere il silenzio e per consentire alle vittime di affidarsi in maniera sicura alle istituzioni. La donna ha bisogno di essere accolta, di essere ascoltata, di essere creduta e non giudicata appunto. E la donna ha bisogno di tempi certi, tempi per maturare la volontà della denuncia, ma anche tempi immediati nel momento in cui quella volontà di denuncia diventerà concreta. E solo così potrà acquisirsi una fiducia nelle istituzioni e solo così si potrà appunto cercare di rompere un po' quello che è questo il fenomeno sommerso dovuto appunto allo scarsa fiducia e allo scarso ricorso alla giustizia penale. E allora un altro input a me viene dalle relazioni di oggi. La dottoressa Gabrielli parlava del fatto che i servizi sociali non offrono sempre le risposte dovute, non inviano ai centri antiviolenza e sottovalutano spesso molti casi. C'è però secondo me un discorso fondamentale. La donna molto spesso non si rivolge ai servizi sociali o comunque non esprime tutto quello che potrebbe ai servizi sociali, perché ciò che viene prima della denuncia è uno spazio che deve essere protetto, riservato, segreto e che nello stesso tempo deve saper dare delle risposte professionali. Allora che cosa vuol dire? Sicuramente i servizi sociali potrebbero inviare a chi di competenza e quindi dare una risposta altamente professionale, ma il servizio sociale è spesso quello del luogo in cui la donna risiede, o la vittima, parlando sempre appunto di vittima in maniera molto più ampia. E quindi probabilmente non potrà offrire quella protezione, quella sicurezza, quel silenzio che in un momento che viene prima della denuncia la vittima, di cui ha bisogno la vittima appunto nel momento in cui viene prima della violenza. E allora di qui l'importanza del nostro sportello, che deve essere uno sportello appunto di prima accoglienza, e qui vorrei ricordare tutte le discussioni che ci furono nel momento appunto di creazione, proprio quando il progetto era in fieri, sul dove fare lo sportello, cioè se fare uno sportello qui nella sede del Tribunale Penale, perché sembrava la sede forse più opportuna, più vicina alla vittima e così via, oppure dove è attualmente collocato, in via Brenta, in un posto un po', se vogliamo, nascosto. Bene, la scelta non è stata casuale, la scelta è caduta proprio in quel luogo, proprio perché
la vittima non deve avere vergogna, timore, paura a rivolgersi allo sportello. Ma a questo punto l'accoglienza che la vittima cerca deve essere data da noi operatori di quello sportello, e dico noi perché mi sento di far parte appunto di questa rete. Questa prima accoglienza deve essere fatta di informazione a tutto tondo, quindi l'informazione deve riguardare non solo quelle che sono le nostre materie, quindi la possibilità della denuncia e la tutela che il sistema penale offre, le garanzie che il sistema penale offre, ma deve essere una conoscenza di tutte le norme che il sistema offre alle vittime di violenza, e quindi la possibilità di indicare anche delle misure, quali possono essere i congedi lavorativi, quale può essere appunto il diritto al patrocinio anche nell'accesso alla giustizia, ma tante altre appunto piccole misure che nell'ordinamento esistono e che servono appunto a creare veramente un paracadute, un salvagente intorno a queste vittime e ad aiutarle a capire che la risposta ai loro bisogni c'è. I loro bisogni non sono solo quelli di giustizia intesa come una sentenza di condanna, ma un bisogno di aiuto a tutto tondo. Ecco, la formazione degli operatori dello sportello di prima accoglienza è fondamentale. Vorrei ricordare appunto che lo sportello si chiama dalla loro parte Rete Pugliese per l'orientamento e l'ascolto delle vittime di reato. Quindi l'orientamento e l'ascolto devono essere il diciamo, filo conduttore che ci deve accompagnare, e la capacità dell'operatore dello sportello deve essere appunto quello di accogliere, e in questo io ritengo fondamentale quell'ascolto empatico a cui faceva riferimento il dottor Caprioli nello scorso incontro, e proprio perché ritengo che la relazione del dottor Caprioli sia fondamentale per quello che è l'operato diciamo di chiunque sia al di là della barricata dello sportello, io non voglio rubargli altro tempo e con questo concludo e do la parola ai relatori che seguiranno appunto nell'ultima parte e nell'ultima sessione di questo incontro. Prendo subito il tema dell'incontro,
l'ascolto. L'ascolto diventa in questo modo abbastanza difficile. Chiaramente non parliamo di un ascolto verbale, cioè quello che la persona ci sta comunicando verbalmente, parliamo di un ascolto emotivo, cioè quale emozione è dietro una comunicazione che una donna ci fa, no? Prima c'è stato il pubblico ministero, se non sbaglio, scusate i nomi, non me li ricordo, che ha rifiutato di ritirare la denuncia di una donna, no? Perché si è presentata con un occhio nero, si è presentata con un livido, era evidentissimo, ma la stessa donna, no, voleva ritirare la denuncia. E per chi conosce i centri di violenza, le case di rifugio, sa che è un elemento molto presente, questo dire basta, mostrarsi pronta a cambiare, a rivoluzionare la propria vita, a colpire e combattere, no? Il violento, il marito violento, il compagno violento. E poi se dopo alcuni giorni, settimane, pensare che in fondo lei forse ha esagerato, che forse ecco, è stata lei a provocarlo, che forse... Allora, e quindi non è più necessario portare avanti la denuncia, che la va a ritirare, perché tanto mi ha chiesto scusa, mi ha chiesto perdono, si è presentato con dei fiori, non sto raccontando delle cose così, sono... quindi capite bene come un ascolto, e a questo punto parlo dell'operatore, sia difficile. No, io mi attivo, sì, certo, prepariamo, stendiamo la denuncia, la prepariamo, la psicologa ascolta, l'assistenza sociale si deve fare per trovare un lavoro, perché nella grandissima maggioranza delle donne vittime di violenza loro non hanno un sostentamento economico, un reddito, ci si deve fare, i figli, se ci sono bambini, si rimangono a scuola e poi no, andare tutto all'aria, tra virgolette. Che fa l'operatore? Ho capito mestiere, dice vabbè, mi do alla vendita per corrispondenza, oppure, come dire, riesce ad ascoltare anche in questo caso la necessità della donna di non, modificare lo status quo, perché sente di non avere risorse sufficienti dentro di sé, sente che al di fuori di quella relazione non ha nulla, per diverse ragioni. Quindi, oppure inizia a diventare stesso operatore dotato di buona volontà, di competenze, magari uno psicologo anche, oppure come dire si arrabbia, oppure come dire inizia a pensare che è una donna debole, è una donna che non è capace di come, no? Con tutto quello che ho fatto io. E allora in questo caso io vi invito a spostare il focus non tanto su quanto noi siamo capaci di ascoltare una persona vittima di violenza, ma quanto noi siamo capaci di ascoltare le nostre emozioni, i nostri sentimenti, la capacità che abbiamo noi di resistere di fronte a uno stress del genere. C'è un termine, burnout, ormai come dire ben sistematizzato e ben chiarito in tutti gli aspetti. La cosa particolare è che il burnout colpisce proprio le persone che hanno mostrato maggiore empatia, maggiore capacità di ascolto. Sono proprio quelle le persone a rischio, no, di bruciarsi, di diventare cinici, di dire ah beh, questa è un'altra, no, che viene ma poi se ne andrà, cambierà, si tirerà indietro.
e poi si ripresenteranno a noi con un occhio nero a chiedere aiuto e così via. Ecco, quindi come vedete l'ascolto non è soltanto quanto io sono capace di sentire i sentimenti e le emozioni della persona, di dolore, di sofferenza, ma quanto sono capace io di sentire i miei sentimenti e le emozioni, che cosa mi suscita l'altro in me. Perché appunto parlavo di empatia, risonanza la volta scorsa, mi ripeto, insomma, noi esseri umani siamo fatti in modo che entriamo in risonanza. Quando qualcuno ci comunica un sentimento, un'emozione, lo proviamo dentro di noi. È qualcosa che abbiamo di connaturato, tranne in pochi casi, tranne in alcune psicopatologie, ma per il resto noi funzioniamo in questa maniera. Siamo capaci di sentire le emozioni dell'altro. Ok, anche se è una dote, tra virgolette, innata, che ha permesso, come dire, il funzionamento della nostra società, di essere, di continuare a rimanere animali sociali e non eremiti sulle colonne nel deserto, è comunque una abilità che dobbiamo esercitare, che dobbiamo alimentare di volta in volta. Prima di tutto la domanda è: perché io mi voglio occupare di persone vittime di violenza? Perché io voglio aiutare qualcuno? No, c'è un discorso etico sul quale nessuno di noi ha nulla da sindacare, nel senso che è giusto. Ci sono persone che soffrono, è importante che noi facciamo in modo di evitare questa sofferenza, di aiutarla in questo. Però l'altra domanda è: perché non proprio noi? Che cosa? Quale bisogno noi copriamo con il nostro intervento? Questa è una domanda scomoda e difficile, ma se riusciamo a rispondere saremo capaci di non bruciarci, se siamo capaci di dire ok, perché i sentimenti vogliono in qualche maniera riparare i sentimenti che la persona vittima, sofferente, vittima di violenza mi porta. È qualcosa che è dentro di me e che io riconosco immediatamente e che io voglio in qualche maniera risolvere, voglio in qualche maniera chiudere, quasi in maniera magica. No? Però io sto, come dire, facendo i conti con i miei problemi. Quindi la questione dell'ascolto non è soltanto l'abilità nell'ascoltare l'altro, anche quello di entrare e ascoltare se stessi, quali sono le nostre ferite, tutti noi le portiamo. La vita non penso che abbia regalato solo caramelle a qualcuno e agli altri abbia lasciato le carte delle caramelle. Penso che tutti noi abbiamo subito traumi, abbiamo subito delle frustrazioni anche forti. Per carità, quando parlo di traumi non parlo di traumi, sono sopravvissuto a un incidente aereo o sono l'unico di tutto il mio condominio che si è salvato. I traumi sono anche quelli che affrontiamo quando, non so, non siamo riusciti a passare un esame. I traumi sono tutti quegli eventi che in qualche maniera ci bloccano. Chiaramente ce ne sono di più gravi e di altri superabili. Bene, tutti noi abbiamo avuto questi traumi e questi traumi poi in qualche maniera formano la nostra identità, la nostra personalità e ci portano in una direzione, a scegliere anche il lavoro, a scegliere anche il partner. È una commistione, è un ingrediente molto presente nella nostra vita. Quindi, per evitare di bruciarci, per evitare di iniziare a odiare chi in qualche maniera potremmo aiutare perché non risponde ai nostri bisogni, allora è importante capire perché stiamo facendo questo, quale bisogno.
andiamo a, quale bisogno personale andiamo a coprire, andiamo a vogliamo cercare di risolvere. In questa maniera potremo dare molto di più a chi ci sta di fronte, potremo ascoltarlo anche meglio, no? Rientrare in empatia. Quindi prima si parlava di supervisione, forse la stessa Gabrielli ha parlato di Gabrielli, scusate, non sono bravo con a ricordare i nomi e i cognomi, ma è importante un servizio dal più complesso al meno articolato, al meno complesso, che ci sia un'attività di supervisione. Non è necessario che ci sia un super competente, ma che ci sia qualcuno che sia esterno e possa in qualche maniera dare un suo punto di vista da esterno e dire: guardate che vi state orientando in questa maniera, state guardando solo un determinato punto di vista e non un altro punto di vista. L'incontro di oggi appunto è stato un insieme di punti di vista, ognuno valido e per carità è molto, come dicevo prima, suggestivo, no? Che spinge a tante riflessioni, però c'è sempre bisogno di qualcuno che tiri le redini, le somme, le fila, no? Di tutto questo, altrimenti rimangono così pensieri liberi. Non so, forse sono un po' uscito rispetto al tema, ma va benissimo, perché comunque lo sportello ci ha fatto vedere anche nella chat la possibilità di confronto, no? È molto importante. Insomma, io la dico qua, tra l'altro, ho parlato prima, sì. Siamo nello stesso studio, io sono la cinista della prevista della situazione, non ci confrontiamo, abbiamo dei casi che si incrociano, ci confrontiamo benissimo, abbiamo delle posizioni spesso opposte sulle soluzioni da assumere. Assolutamente.
l'avvocato competente, dell'essere avvocato leale e corretto, sempre rispettoso del dovere di riservatezza, e oggi anche questo è un profilo che andrebbe approfondito, ma non è questo il tema che affronterò. E la mia relazione segue peraltro quella di Simona, che chi era lì fino alla fine, come voi, avrà notato, ha lasciato in sospeso un argomento e ha lasciato in sospeso un profilo di deontologia dell'avvocato che secondo me andava e va approfondito, e ho cercato di farlo, e che potrebbe proprio interessare chi fornisce tramite proprio lo sportello quella che viene definita, e abbiamo visto oggi che è proprio quello che fa lo sportello, protezione alle vittime di reato. Ho colto l'assist di Simona e mi sono posta alcune domande per poi dare a voi delle risposte, quelle che almeno io mi sono data. Ho detto come mi comporterei io come avvocato di sportello, che sembra denigratorio, ma invece questo sportello è bellissimo se decollasse. L'obiettivo dello sportello, quindi del progetto, è stato detto in ogni modo, è stato ben delineato, è quello di fornire servizi di ascolto. Devo dire, il dottore mi ha veramente messo in crisi con me stessa questa sera, con quello che ha detto, per situazioni personali che vivo, ma utilizzerò forse un input importante che mi ha dato quando tornerò a casa dei miei figli. Servizi di ascolto e di orientamento delle persone vittime di qualsiasi tipologia di reato, perché noi la scorsa volta, voi, perché io purtroppo non potevo essere presente, avete parlato di migrazione, di sfruttamento della prostituzione, e quindi oggi di usura, di violenza di genere, cioè dinanzi a voi l'utenza sarà vastissima e varissima, perché non circoscrive proprio il progetto ad un singolo e unico reato, non più reati. Ed è proprio la parola orientamento che secondo me potrebbe fare sorgere, potrebbe fare entrare l'avvocato presente allo sportello in conflitto con un articolo molto ostico del nostro codice deontologico, che è il 37, che è l'accaparramento di clientela. Mi ricollego a quello che diceva il dottore. Perché ho scelto di essere staff avvocato dello sportello di genere? Questo bisogna chiederselo, perché a volte è importante porsi delle domande con me stessi. Da questo dipende poi il modo che agiremo, però la deontologia resta, quella va rispettata. Nel protocollo avete firmato il codice deontologico, dovrete rispettarlo. Siamo di fronte ovviamente ad avvocati che hanno fatto una scelta solidaristica, per quanto ci sia un, diciamo, minimo di pagamento, è comunque sempre un'attività che viene svolta in situazione di quasi gratuità, considerando quello che abbiamo fatto, e quindi fate comunque onore alla funzione sociale che l'avvocatura rivendica. Spero che vogliamo inserirla nella Costituzione, dovrebbe già esserci secondo me. E quindi partecipare ad uno sportello che si spera, che se ancora non è successo, diventi veramente vasto, cioè diventi veramente utilizzato, diventi strumento vero sul territorio. Ancora non è così, ma non so perché, io non sono una pessimista positiva, io sono proprio positiva. Questi strumenti prima o poi troveranno spazio se adeguatamente, ripeto, utilizzati. Che cosa deve fare quindi l'avvocato deontologicamente corretto per evitare dei contrasti di comportamento con la deontologia, ovviamente, e non incorrere in sanzioni? La censura, una sanzione grave, ci cancellano dalle albe del patrocinio a spese dello Stato, dalle difese d'ufficio, è una sanzione grave, che sono previste per l'accaparramento di clientela. Ho cercato quindi di individuare le attività che rientrano in quelle fornite dallo sportello, ovvero quelle che sono state già sottolineate: informazione e consulenza alla vittima. Sicuramente parlerò di brevità, ma accorcio ancora di più la mia relazione, se non veramente pensate che sto a parlare qui un'ora. Allora, l'attività dell'avvocato deve limitarsi ad un particolare tipo di informazione. Quindi qual è questo tipo di informazione che gli avvocati devono informare?
nell'ambito delle attività giudiziarie e fermarsi lì. Devono informarlo sui diritti che possono essere esercitati dalla vittima all'interno del processo, sulle modalità di presentazione, non dire devi presentare denuncia, sulle modalità di presentazione di una denuncia, di una querela, abbiamo parlato di vari reati, sulla procedura di archiviazione, per esempio per la violenza di genere, non bisogna inserire nella querela la dicitura che voglio essere informato in caso di archiviazione, in altri reati sì, ed è importante dirlo, perché altrimenti se quella querela, quel procedimento viene archiviato, la vittima, la persona che si rivolta a noi non saprà più niente, si chiederà sempre ma ho fatto bene ad andare, non ho più saputo niente, sminuiremo la nostra attività. Dobbiamo anche, anche informarvi sulle possibilità delle misure, questo è molto importante, di protezione, quelle immediate, quelle urgenti, vi dovete essere preparatissimi, perché in quel caso vanno immediatamente dette, consigliate alla vittima. Come ottenere consulenza legale o reperire un difensore e quindi fornire anche delle informazioni sulla disponibilità o meno del patrocinio a spese dello Stato. Non per tutti i reati elencati ci sono situazioni che in automatico determinano il patrocinio a spese dello Stato. Sui diritti economici relativi al processo nel caso in cui il patrocinio a spese dello Stato non c'è, e soprattutto sugli aiuti al risarcimento dei danni che la vittima può avere, per uscito, tanto ho preso appunti per cui vado ancora più veloce, sulle misure di assistenza e di sostegno disponibili e le procedure per ottenerle. Se una vittima di violenza di genere non ha lavoro, dovrete, io non farò parte dello sportello, essere in grado di dirgli guarda che puoi fare questo, puoi andare a questo ufficio, devi, cioè dargli dell'input che sono assolutamente extragiuridici in questo caso, sulle misure di tutela che si possono richiedere anche durante i procedimenti giudiziari, sulla giustizia riparativa, e questo è il lato prettamente legale, perché vi sottolineo ovviamente l'ovvio, presso lo sportello bisogna anche saper indicare alla vittima la rete di protezione non giuridica che c'è intorno alla vittima e tutti gli enti, i servizi territoriali che sono coinvolti. Quindi per non incorrere nel divieto di accaparramento di clientela, vi parlo come se fossi io a dovermi trovare allo sportello, è quanto mai necessario non farsi mai nominare difensore per l'assistenza giudiziale, ma dico anche extragiudiziale, una lettera, mai, questo non dovrebbe accadere mai. Ma aggiungo di più, perché purtroppo situazioni si verificano, non fare neanche nominare una persona che si conosce, non fare nomi di avvocati, non fare nomi di avvocati, si demanda al Consiglio dell'Ordine, il quale pone, può nella sua discrezionalità, nella sua indicare a parti che ne facciano una triade, una decina di nominativi tra i quali scegliere. Non vi mettete mai in queste situazioni, perché lì sì che l'accaparramento di clientela potrebbe configurarsi. Non dovete mai offrire prestazioni professionali personali. Non siete lì per ascoltare e consolare. Dovete informare una cosa ben diversa, mi scuserà il dottore se lo sto dicendo. Bisogna rimandare la vittima agli strumenti di tutela che può attivare ed eventualmente, o avendo richiesto il consiglio in merito all'avvocato, togliersi di mezzo, passatemi il tempo, di mandare tutto al Consiglio dell'Ordine. Ho letto addirittura una pronuncia del CNF che mi ha fatto molto ridere, la riporto a voi, addirittura in centri gratuiti, cioè dove gli avvocati prestano attività gratuita, davano i bigliettini da visita, ecco, dimenticateveli a casa, lasciateli lì, questo non è un modo per trovare lavoro, è uno strumento sociale molto molto importante da come la vedo io. Occorre quindi evitare qualsiasi forma di promozione per sé, ma anche per persone vicine. Io ho mio marito che fa l'avvocato con me, vado al centro e dico guarda, non conosco un bravo bene lì, questo non esiste, si fa parte di associazioni, non si nomina, è un'attività totalmente avulsa, perché altrimenti secondo me è configurabile
ricorre veramente nell'articolo 37, cioè giurisprudenza del CNF, che ovviamente non starò qui a dirvi, l'attività di promozione, di consulenza e di informazione non è volta a farsi pubblicità, mi sono scritta da sola. Sono tanti i profili, quello che è proprio stringo della mia relazione è questa, che il Consiglio dell'Ordine può dare consigli deontologici, non può dare pareri personali, ma può comunque generalizzare. Prima di appena viene un dubbio, rivolgetevi a chi di confidenza, malgrado, come voi sapete oggi, non è più appannaggio dei consigli dell'ordine il potere disciplinare, noi non esercitiamo più il potere disciplinare, però l'esperienza di consiglio porta forse a dare anche evitare che magari qualcosa possa sfuggire al controllo. Ovviamente i pareri dell'ordine, i consigli, non sono né esimenti nel momento in cui uno si ritrova davanti al consiglio di disciplina, ogni tanto capita che ti chiedono dei pareri talmente tanto dettagliati che pensi questo che vuole fare, vuole prendere, lo vuole portare alla disciplina, dice beh, ma il consiglio dell'ordine la pensa, no, non possiamo fare questo, però possiamo essere punti di riferimento. Io un po' bacchettona, però punto di riferimento finché ci sarò e vorrei essere per tutti. Allora, è importante dare ascolto, accoglienza, fornire la vostra professionalità, perché quello è indiscusso, voi portate lì voi stessi a livello umano, a livello professionale, tutto quello che siete starà lì dentro, e le domande del dottore quindi ce le dobbiamo fare tutti. Dovete però garantire alle vittime non solo il diritto alla protezione, ma dovete esercitare questo ruolo fondamentale fuori dalla giurisdizione, fuori dal processo. L'ha detto anche la dottoressa Mignone, ma l'avevo annotato prima io, ne rivendico il merito, per consentire alle vittime dello sportello di essere protagoniste delle proprie decisioni attraverso l'acquisizione, come diceva il dottore, di tutti gli strumenti di conoscenza che voi dovete fornire. Se la vittima sa, deciderà. E purtroppo è inutile dirlo, io ho tanti anni di esperienza, faccio molto penale minorile, tribunale per i minorenni, mi trovo in situazioni a volte più grandi di me. Vi posso dire che a volte un ritiro di denuncia non è detto che sia il momento tremendo della vita di una famiglia. Ovviamente però quella donna che ritira la denuncia non può essere lasciata sola, e questo è indiscusso. Non si può forzare la mano nel non ritirare, non ci si può sostituire. Voi dovete consentire alle vittime di essere protagoniste, fornendogli tutti gli strumenti necessari. Quindi io muto una frase che praticamente ho sentito dire, anzi l'ho detto in un'intervista perché mi sono documentata prima di scrivere questa relazione che vi ho ristretto, credo fosse la dottoressa Romano o la dottoressa Barone, che diceva questo: le vittime di reato devono sapere di poter contare sulle istituzioni. A volte non lo sanno, non lo sanno veramente. Io aggiungo però, perché sono avvocato e lo rivendico sempre, che devono sapere di poter contare anche sulla nostra competenza, perché ancora una volta voi, con la presenza qui ad ascoltare, a formarvi, ma anche allo sportello, e siete promotori di quella funzione sociale che ci vede baluardi consapevoli, lo dico sempre, sarò ripetitiva, di uno stato di diritto. Noi li garantiamo, fornite quelle informazioni. Pensate allo sportello come un luogo veramente importante per la vittima e cercate di mantenere i limiti dell'articolo 37, che non vi leggo perché concludo subito, e rivolgetevi anche per consigli, non abbiate paura di avere dubbi, perché i dubbi, io li chiamo limiti, no? Limiti se non si vedono non si superano, se si vedono forse riusciamo anche a superarli. E con questo vi saluto e vi ringrazio veramente. Grazie mille, Diana. No, non concludo io, ma lascio concludere.
Allora, vi dico chi erano, chi avrebbe dovuto concludere. Erano le tre associazioni che fanno lavoro sul territorio di prevenzione, quello di cui oggi abbiamo parlato, di informazione e prevenzione. Signora Marisa è la mamma di Noemi, la ragazzina che è stata uccisa qualche anno fa da ragazza. Quindi grazie a tutti, ci salutiamo, grazie a Giona. Abbiamo fatto proprio tardi e mi dispiaceva sotto folle alla... a rischio che sì, che quindi non me la sono sentita, pensavo che potremmo organizzare un altro incontro dello sportello entro fine anno per fare proprio questo, per tirare le fila di questi nostri incontri. Ringrazio anche io chi si è trattenuto fino alla fine, sia tra i colleghi e le colleghe che sono dello sportello e sia che non lo sono, perché ne vedo tanti. Grazie davvero e alla prossima. Ciao.